Come nel finale di Io, Annie di Woody Allen, che poi in lingua originale è Annie Hall per via del vero nome dell'attrice Diane Keaton. Woody racconta questa storiella di un tizio che va dallo psichiatra e racconta del fratello che è pazzo perché si crede una gallina. E lo psichiatra dice: Ma perché non lo fai internare? E lui risponde: Beh, perché mi servono le uova. E poi questa storiella diventa la metafora del rapporto uomo-donna. Grande così. Facciami subito, piccola. Vorrei delle uova. Oh, quante? Fai un 4. Sì, faccio un 4. Piaciuto, eh? Per fortuna che sono aperti. Ieri sera sono passato sul tardi tardi e stavano lavorando. Infatti questi qua lavorano un po' troppo invece che cavare. Sti indiani. Grazie, sei stata mitica, eh. Figurati. Ma che cosa gli avete detto? Non so perché se la siano presa così. Non che avrebbero scalfito questa corazza. Ah, certo. Certo un tubo. Ma comunque ti devo la vita. Non c'è un modo con cui posso sdebitarmi, non so. Mi puoi dare il tuo numero di telefono? In realtà io il telefono non ce l'ho, però abito qui. E tu potresti citofonare alla signora del piano di sopra, all'interno 12, e chiedere di me, Claudia. Ah, Tom, piacere. Non so se magari passo più tardi, verso le 6:30. Ah, va bene. Grazie ancora, eh. Bello, porto qui la mamma, è solo timida, vieni, ti insegno io. Con quel giochetto. Zucchine, così si fa anche dice. Oi, le prese le uova? Hai Sì, no. capito, patatina? Niente giochetti sporchi stasera. E cosa credi che cucinerò io? Non lo so. Tom, ci sei? Beh, so io perché ti sei dimenticato le uova. A parte il fatto che stavamo per essere scannati da Mahatma Gandhi e le sue compagnie merende. Ma ti è successo quello che è successo a me. Incrociato per strada una serie di fighette, vero? Vestite di Domopak, cioè non avevano nulla addosso. E, insomma, adesso capisci perché io divento scemo e faccio chiavare una zucchina con una patata. Piuttosto sto casino? Devo uscire con una. No, Una che? Una ragazza? una tovaglia. Tomino! Ma dillo subito, Dadri! Dillo subito! Vieni qua che ti insegno! Ah! Sì, e dove la porti stasera? Non so, non ho nulla di organizzato. Sì, salve signora. Sono un amico di Claudia, la ragazza che abita lì nel palazzo. Scusi il disturbo, ma mi ha detto di chiamare, di citofonare a lei. Ma Non è che figurati, potrebbe. caro, tanto suonano tutti da me, perché guarda che io se non sono più giovane, io le gambe per alzarmi ce le ho, e allora sai cosa faccio? E le telefono a quella ragazzina che abita qui, che faceva un sacco di gente da quella lì, non sai quanti amici c'ha quella bella Scusami, è che ragazzina? devo Aspetta, aggiustarlo. aspetta, che Ma vado a cosa, il chiamare quella citofono o il cervello della ragazza. vecchia? Senti, guarda, scusami, ho pochi soldi. Quindi se ti va potremmo andare in un bar qui vicino che conosco. Primo, come credi di pagare tu? E secondo, ci ho già pensato io.
Vabbè, allora ciao, eh. Aspetta, non mi lasci nemmeno il tuo numero di telefono. È vero che ma siete ancora a quel punto lì? Allora stai fresco, ragazzino mio, ma scoccale un bel bacione a quella ragazzina che è tanto carina, che poi vabbè, mi ricorda a me quando non possiamo nemmeno giovane, vederci domani. Domani ho da fare. Beh, tutto il giorno. Sì, mi sa di sì. Allora ciao, Grazie. Ciao, un bacio. Cretino.